Salve a tutte e a tutti, oggi siamo qui con Rebecca Irstall, che avete già visto in un video con Dellimello, ma stavolta finalmente avrà a che fare con qualcuno competente, in letteratura almeno, e è una scrittrice teramana, ha scritto un bellissimo libro, diciamo fantasy, ma non è proprio esattamente così, Rebirth, come vedete da questo flyer, e comincia così, ecco, Erin è una ragazza italiana come tante, ma un incontro inaspettato le cambierà la vita. Vediamo come, Rebecca raccontaci. Innanzitutto, chi è Erin? Erin è una ragazza che vive in Italia, che dopo un incidente perde la memoria e si ritrova a vivere in Irlanda, a Dublino, per varie vicissitudini. Da lì inizia una riscoperta, ecco, una rinascita della conoscenza della sua famiglia, di quello che è in realtà lei e di tante cose che è meglio che non dico perché altrimenti spoilerò troppo. Non le spoileriamo perché sennò poi non compare il libro. Esatto, e conosce tante persone interessanti, tra cui abbiamo detto anche l'altra volta degli elementali. Ok, degli elementali, quindi diciamo che essenzialmente questi elementali vivono tra noi, sono mascherati da umani, se vogliamo. Sì, c'è chi riesce a vivere tra di noi, nel libro ovviamente, tramite un trucco, quindi per poco tempo. C'è chi invece sceglie di incarnarsi umano, però ha una vita mortale, quindi è una scelta un po' complicata, però qualcuno fa. Ok, quindi qualcuno si incarna proprio, non ha solo una natura umana temporanea, ma è un uomo o una donna a tutti gli effetti. Esatto, però ha tutti i poteri degli elementali, quindi se tu sei un elementale dell'acqua, hai i poteri dell'acqua, quindi controlli l'acqua, gli oceani, il tempo, se sei un elementale delle piante, riesci a farle crescere più velocemente, meno velocemente, insomma, gestisci il tuo elemento. Ok, quindi diciamo una dimensione appunto dei poteri sugli elementi, quindi è abbastanza neopagano. Ecco, tu mi dicevi che il neopaganesimo in qualche modo è presente, a te interessa, però in qualche modo è presente nella storia. Sì. Quindi in gran parte è presente il neopaganesimo. Bene, interessante, perché insomma il neopaganesimo apre una prospettiva interessante, anche perché ci annoiamo delle solite religioni, proponiamo qualcosa di nuovo, che però non è nuovo, ma insomma arriva dal passato. Io tendenzialmente sono molto affascinato dal paganesimo, dai vari diciamo dalle varie proposizioni contemporanee del paganesimo. Quindi qua abbiamo principalmente quello celtico, mi dicevi. Sì, però, tutto il paganesimo europeo, e possiamo anche parlare di qualcosa di egizio. Andiamo un po' indietro. In questo libro in particolare ci fermiamo, cioè diciamo che ci soffermiamo principalmente sul periodo dell'Inquisizione. Di conseguenza una specie di lotta contro questa Inquisizione che si sta riproponendo negli anni 2000. Quindi c'è una nuova forma di Inquisizione, magari più velata, più nascosta, esatto. Però che cerca di fare quello che faceva l'Inquisizione, la Santa Inquisizione nel 500. Esattamente, diciamo. Ed Erin si trova a combattere questa nuova Inquisizione fondamentalmente, okay. Insieme agli elementali. Qua c'è una cosa molto bella nella presentazione, che è questo flyer sempre. Nata fata, cresciuta come umana, divenuta strega, la dea sta rinascendo. Ora, diciamo agli amici che ci ascoltano e alle amiche che ci ascoltano, soprattutto, interesserà più loro, il concetto di dea, cioè questa dea chi è? Nel libro diciamo che ha vari nomi, in realtà anche proprio nella storia del paganesimo. Sì, anche attualmente ne potremmo dire almeno una quindicina. Esatto, esatto. E diciamo che mi sono soffermata principalmente su la cultura celtica, quindi Flidais, Dan, quindi tutta la storia dei Tuatha Dé Danann. Okay. Però ci sono anche riferimenti a Iside, Morgana, Ishtar, Inanna, e quindi diciamo che diamo un po' Demetra o Persefone per quanto riguarda il mondo greco e romano. Le divinità femminili, quindi questo è un po' un racconto dell'ennuia, la Sofia, lo spirito femminile della storia. Esatto. Se vogliamo fare un pochettino gli Umberto Eco della situazione, ciao maestro. Ecco perché la dea sta rinascendo, okay. Si chiama così il libro. Quindi vediamo Roberto della rinascita della dea, questo è un concetto molto interessante, e soprattutto quello che mi piace è che venga tirata in ballo in maniera negativa l'Inquisizione, perché sappiamo che il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, è il libro più insanguinato della storia, perché insomma è stato responsabile di un vero e proprio eccidio, un'ecatombe, in periodo dalla Controriforma in poi, e oggi si assiste in qualche modo, se vogliamo, quindi penso che possa essere una metafora, correggimi se sbaglio, sì. Di questa nuova riproposizione culturale che hanno le religioni positive, cercando di soffocare in qualche modo determinate istanze spirituali. Quindi anche questa riproposizione
dell'inquisizione è interessante, perché è proprio come voler bloccare un pensiero sul nascere. Qui sì. In questo caso ci sono gli elementari, però. Sì, ma infatti anche diciamo, questa riscoperta della cultura spirituale, magari la gente cerca di fare yoga, conosco tante amiche che volendo magari riscoprire qualcosa dentro di loro vanno a fare yoga, ma il punto è proprio fare uno studio approfondito su ciò che ci interessa. Poi c'è anche qualcosa di tipo yoga, magari qualcosa che ci fa stare bene anche in quel discorso lì, va bene lo stesso, sì, però senza soffermarci sul fisico, ecco. Esattamente, magari andare un po' più spirituale, che vada un po' più a scavare nelle nostre origini, perché insomma il paganesimo fa parte della cultura europea un po' tutta. Beh, tutto quello che sappiamo adesso sulla religione deriva tutto Natale, Pasqua, ma non perché adesso siamo qui in Italia e ci siamo... Abbiamo chiamato in questo modo, però basti pensare che Natale in norvegese si chiama Yule, ancora come la vecchia festa di Yule, oppure Pasqua in inglese si chiama Easter, come la vecchia festa di Ostara. Esatto. Quindi abbiamo tutta la dimensione... Ma senza criticare niente, no, nessuno semplicemente... Tanto una riscoperta, oltre che una rinascita... Per sapere esattamente da dove derivano queste nostre... Una riscoperta. Bene, io direi che mi sembra puntuale, ho cercato di mettere un freno alle stupidaggini di Dellimello, cercando di fare un discorso più interessante, ma questo è ovvio. Quindi ringraziamo Rebecca Ivstar e vi dico che sarà con noi alla Terama Comics, dove probabilmente potrete trovare... Non ce la faccio, scusate. Probabilmente potrete trovare il suo libro e prenderlo. E vi garantisco che è una cosa molto interessante, vi lascio il link in descrizione per prendere il libro... insomma, in modo che poi venga effettivamente stampato fisicamente, probabilmente lo troverete alla Terama Comics. E se non sarà così, troverete sicuramente Rebecca, che saprà rispondere alle vostre domande e con la quale continueremo a parlare di questa storia, di neopaganesimo e di tantissime altre cose interessanti. Grazie.